La storia d'amore tra la neo Miss Italia e Angelo Visconti è vera o no? Lei cosa ha da dichiarare? Io sinceramente non parlo di queste cose, sono parla di cose più serie. È un gentiluomo. Sono un gentiluomo. Oh, e il giallo si impittisce perché più lui smentisce e più i giornali pubblicano, ripeto, giornali, non è che lo dice dalla finestra, e i giornali vanno a ruba. C'è poi un'opera d'arte che è stata realizzata in onore di Miss Italia, stiamo vedendo, Gazzetta del Mezzogiorno, Quotidiano di Lecce, il pasticcere flerta con Miss Italia. Quando lei ha visto questa scultura, lei non sapeva che era per Miss Italia. Quando l'ha vista, che cosa ha esclamato appena ha visto questa scultura? Cosa ha detto appena? Maria. Allora, Maria, tutta una serie di coincidenze, no? Sì. Tre coincidenze, tre indizi fanno una certezza. C'è una canzone che è stata scritta, è arrivato un noto cantautore salentino, Franzinelli, una canzone che è stata dedicata appunto. Buonasera. Buonasera. La canzone si chiama Angelo e Maria. Maria e Angelo, scusi. Lamberto, vogliamo sentire questa canzone d'amore e chiudiamo il collegamento in musica? Proprio l'inizio, allora, l'inizio solo. Non che me la ricordo. Come se la ricordo? Uno che scrive una canzone se la ricorda. Ma io ho scritto tante canzoni, io ho scritto una canzone sola. Emozionato. Ha scritto una canzone su Sposini? Sì, ah, però sì, Sposini non è fidanzato con Miss Italia. Non ho capito, non è che devo aspettare che Sposini dico, si fidanzi con Miss Italia. Vabbè, allora, il giallo, Lamberto, il giallo continua, per ora lui smentisce e dal Parco dell'Amore di Campi Salentina è tutto. Grazie. Bene. E buone bufale a tutti. Grazie, grazie Gianni. Allora, andiamo a Salentina.